Dopo New York e prima di Londra abbiamo l'onore di avere a Pordenone Bernardo Bertolucci. È una serata assolutamente eccezionale. È ben vero che per gli artisti in qualche modo parlano attraverso le loro opere. Noi tutti abbiamo visto più volte, direi, le opere del maestro qui presente, però averlo qui è un'emozione veramente unica, perché insomma la presenza è pur sempre significativa e importante, e quindi noi abbiamo messo a disposizione, veramente siamo contenti, purché che sia qui al Teatro Verdi di Pordenone. Devo anche fare un grazie, un elogio, un ringraziamento particolare a Cinema Zero, ma anche al CEC, anche alla Cineteca del Friuli. Questa iniziativa è veramente significativa, siamo già, mi pare, alla 13ª edizione, poi dopo continuo in altri centri del Friuli Venezia Giulia, Udine, Trieste. Insomma, veramente un grazie particolare però ovviamente alla nostra mediateca Cinema Zero, che offre cultura cinematografica qui in città da tempo, più di 30 anni possiamo dirlo. E quindi è veramente un onore, un piacere ringraziarli pubblicamente, ma soprattutto ringraziare Bernardo Bertolucci. Grazie molte. Io mi permetto di donare da parte del Comune l'ultimo nato, un libro che in qualche modo ci presenta. Io spero che lei lo gradisca molto. Molte grazie. Sento un bivio. Grazie per essere qui. Passerei ora la parola al direttore artistico dello Sguardo dei Maestri, Luciano De Giusti, per entrare nel vivo della serata. Grazie Andrea. Questo è il momento culminante di questa 13ª edizione dello Sguardo dei Maestri, dedicata quest'anno appunto a Bernardo Bertolucci. È una manifestazione che, come è già stato ricordato, da 13 anni si fa in maniera direi compatta, grazie a un lavoro condotto sempre in sintonia da tre enti cinematografici della regione, ossia Cinema Zero, il CEC, Centro Espressioni Cinematografiche di Udine, e la Cineteca del Friuli. Quest'anno per la prima volta la retrospettiva, che ha avuto un notevole successo, si è allargata anche a Trieste. Quando dopo 13 anni abbiamo pensato di dedicare questa edizione a Bernardo Bertolucci, non sapevamo di essere in buona compagnia, come dire, di cogliere lo spirito del tempo, perché via via durante l'organizzazione ci siamo trovati in contemporanea appunto con il MoMA di New York, in futuro ci sarà l'omaggio a Londra da parte del BFI e poi a giugno anche di Pesaro. Insomma, è lo spirito del tempo che soffia forte in questa direzione e noi ci siamo inseriti e siamo dentro. Una cosa a cui tengo particolarmente è dire che per tradizione lo Sguardo dei Maestri si compone di una retrospettiva, ma in questi anni in genere la retrospettiva si è sempre conclusa con un convegno internazionale di studi dedicato appunto al maestro a cui abbiamo reso omaggio. Ed è un peccato che quest'anno
questa conclusione non si sia potuta tenere per una situazione che nel settore della cultura è nota. Però c'è, come dire, per fortuna un però, perché la vita si incarica di avere anche i suoi risvolti positivi. Gli anni scorsi, anche quando abbiamo reso omaggio a dei maestri viventi, e lo erano ancora quando abbiamo fatto le loro retrospettive, il convegno di studi, perfino Bergman e poi Alain René e l'anno scorso Godard, non abbiamo mai avuto, come dire, la grande fortuna di averli con noi. E allora è vero che se c'è il rammarico di non aver potuto concludere, come da tradizione, con un convegno di studio, devo dire che è una vera gioia concludere questa retrospettiva con un dialogo con il maestro, che ringrazio vivamente di essere con noi. Grazie a Bernardo Bertolucci. E a dialogare con lui, e li prego di entrare, chiamo Fabien Gérard, che non solo è un vecchio amico da tanti anni, ma da tanti anni è un collaboratore di Bernardo Bertolucci, dall'ultimo imperatore in poi, con varie funzioni di volta in volta, assistente, segretario di edizione, estensore dei diari di lavorazione dei suoi film, poi diventati dei libri, nonché docente a Bruxelles, dove ha presentato un mitico lavoro di cui si parla da tanto tempo, di tante pagine, su Bernardo Bertolucci. E Fabien Gérard è anche l'autore di quel prezioso volumetto che accompagna la retrospettiva, che è piccolo solo perché, quando abbiamo cominciato così, abbiamo pensato ad una guida tascabile per lo spettatore, ma è davvero, se lo avete letto, se avete occasione di vederlo, una cosa pregevole che ha fatto. Insieme a lui Giorgio Placereani, che è critico cinematografico e che in questa occasione è stato anche la spalla italiana di Fabien Gérard, perché, come dire, ha curato gli aspetti della nostra edizione, dialogando continuamente con Fabien. Ma Giorgio Placereani è anche membro del Comitato Scientifico dello Sguardo dei Maestri, insieme a Giorgio Tinazzi e Leonardo Quaresima, che non hanno potuto essere qui, ma che portano attraverso di me il loro saluto. E adesso a voi il dialogo. Buona serata. Che impressione il Teatro Verdi. Un regista parmigiano, ha un certo senso. Forse pensiamo che avete costruito il teatro proprio per stasera. Comunque l'avete nascosto per qualche anno. Infatti, vediamo il titolo della rassegna, La certezza e il dubbio. Un'intuizione, direi, poetica, tra le varie possibilità di titolo. Si pensava appunto alla forza del destino, o la forza dell'inconscio, come la concepisce Bertolucci. Pensavamo anche alla ricerca del mistero, perché tutto il cinema di Bertolucci, che per ragioni anche familiari viene dalla poesia, e la sua prima giovanile rassegna di poesie si chiamava In cerca, appunto, In cerca del mistero. Questo era proprio un punto di riferimento, nel senso che tutti i film che avete visto per quasi 2 mesi, che si concludono stasera con Il Tè nel deserto, sono film in cui il mistero è sempre presente. Ne parleremo probabilmente con l'autore di che cos'è questo mistero, in cerca di quale mistero è andato per
tutti questi film. Poi rivedendo i film, e anche questo è uno dei pregi di una rassegna, sono venuti fuori vari temi ricorrenti, di cui abbiamo parlato anche con il nostro amico Giorgio Placereani. E lì infatti una delle cose che Giorgio mi faceva notare fin dall'inizio era tra l'altro il tema che è molto presente nel deserto che vediamo stasera, il tema dell'impermanenza, della morte in qualche modo. Sì, perché vedremo fra poco il Te nel deserto, che si apre con un montage di immagini di repertorio. Certamente è un film ambientato nell'immediato dopoguerra e quindi queste immagini hanno un senso, ma necessariamente il loro carattere di realtà ci trasmette un'idea di passato, di dato. Il cinema è la morte al lavoro, come si suol dire, citando Cotò. E dopo queste immagini sui titoli di testa, prima che il film cominci con un flashback, abbiamo l'immagine del viso di John Malkovich durante l'agonia. Presenza della morte nel cinema di Bertolucci, anche se poi parleremo anche di Rinascita, presenza della morte è un autore il cui primo lungometraggio si intitola, citando Belli, La commare secca. C'è questa presenza della morte nella sua opera. Vuole parlarcene poiché ritorna nei suoi film, è un argomento triste, però anche la morte dell'amore, perché pensavo al Te nel deserto, che coglie meravigliosamente quel momento dolorosissimo in cui l'amore è morto ma gli amanti si amano ancora, ed è questo quello che è questo per cui si soffre. Il Te nel deserto è venuto, è il film venuto dopo L'ultimo imperatore. Con L'ultimo imperatore mi ero allontanato dall'Italia e c'era anche un disagio che io provavo in Italia in quegli anni, in metà degli anni Ottanta. Mi sembrava un paese già verso, un pochino così, incamminato verso un destino di corruzione, di cose che poi si sono andate ancora di più ingrandendo, ingigantendo. E appunto dopo il Te nel deserto mi sono detto ancora non ho voglia di tornare a fare un film in Italia. Mark Peplo, con cui avevo scritto L'ultimo imperatore, da anni insisteva nel farmi leggere un libro leggendario, The Sheltering Sky, il cielo protettore, che in realtà si chiama in Italia Il Te nel deserto. Perché è leggendario? Perché è uno di quei libri molto amati dagli scrittori. Non è un bestseller, non è un libro facile, è un libro forse appunto difficile e doloroso, ma è molto amato dagli scrittori. Come dopo, più avanti, avremo visto anche Revolutionary Road, è un altro caso un pochino di questo genere. E lo lessi e così decisi immediatamente di fare il film. Anche perché, per riprendere quello che dicevo all'inizio, era un'occasione per starsene ancora fuori un anno o due dal mio paese, che continuavo a trovare così non il massimo per me in quel momento della gioia di essere qui, insomma. Ricordo che il primo incontro con il Marocco, perché il Te nel deserto di Paul Bowles si svolge in Marocco e io volevo assolutamente incontrare Paul Bowles. Mark Peplo riesce a trovare un rapporto, abbiamo un appuntamento, è la mia prima volta in Marocco. Andiamo all'Hotel Minsa, che è un albergo che è stato
a Tangeri sicuramente, insomma, conosco, c'è stato un vecchio albergo bello e pieno di atmosfera. E dopodiché andiamo a questo appuntamento a casa di Paul Bowles, che era riuscito a trovare, se possibile, a Tangeri, un condominio che potrebbe essere nella periferia romana, un palazzetto privo di qualsiasi charme. E allora andiamo a incontrare Paul Bowles e io cerco subito di avere da lui un lasciapassare, insomma. Io gli volevo dire che per essere fedeli a un libro da cui si trae un film, bisogna molto spesso tradire questo libro, perché poi si arriverà in questo modo a una verità e una fedeltà cinematografica. Lui era così, mi ascoltava. Dunque, intanto devo dire che mi aveva sorpreso perché era vestito, erano le 5 del pomeriggio, molto per benino, cioè una giacca, la camicia, la cravatta, e tutto questo in una tarda primavera a Tangere era strano. Era vestito come di una banca, un direttore di banca, non so. Non sembrava assolutamente quello scrittore che era piaciuto tanto anche ai Beatniks, a Allen Ginsberg, Kerouac, a tutto il gruppo che erano molto molto innamorati del Tè nel deserto. E quello stesso giorno, mi ricordo che era il Ramadan, con Mark Peplo torniamo in albergo, poi decidiamo di uscire. Era la fine della giornata di digiuno, come sempre nel Ramadan, e quindi la gente aveva invaso le strade, la sera si mangia, si è allegri. E sono stato fuori dall'Hotel Minza, borseggiato da un giovane marocchino che però sono riuscito a prendere per una mano. Insomma, ci fu questo tiro fuori un coltello e mi venne incontro. E mi ricordo che eravamo proprio davanti alla porta dell'albergo. Il mio ricordo è quello di una strada di pedoni e gente che cammina, che si immobilizza come per un fotogramma fisso, e questo ragazzo che viene avanti con il coltello, io che vado indietro, e tutto il resto immobile. L'unica volta nella mia vita in cui mi sono sentito veramente, ho sentito gli occhi della morte. Questo ragazzo mi guardava, forse era alterato, non lo so. E soprattutto era offeso perché l'avevo scoperto come borseggiatore. E tutto era immobile, io camminavo all'indietro, questo camminava in avanti, finché due suoi compagni non gli diedero una spinta e fuggirono tutti. Io mi ricordo che nel camminare, la cosa che mi aveva impressionato è che tutti si erano fermati, nessuno che aiutasse, anche perché c'era un coltello, quindi.